Buongiorno bimbi, la lezione di arte che vi propongo oggi è un po' diversa, non disegnerò, non disegnerete, ma vi chiedo di collegarvi con i vostri genitori a questo sito, leggete ellilaspiegaedizioni.it perché ho trovato delle attività molto belle sulle quali poi vi chiederò di fare un disegno. Allora, una volta andate sulla home di questo sito, dovete accedere dove c'è scritto Area Docente. Fate Entra, vi troverete in questa schermata. A questo punto andate sulla DAD, dove c'è scritto La scuola non si ferma, didattica a distanza. Cliccate. In quest'altra schermata cliccate su Scuola primaria. Vi sto dando tutti i passaggi. Questo è il sito da cui ho preso pure i giochini in inglese, quindi se volete li potete prendere anche da qui. E invece oggi voglio che andiate in queste risorse didattiche arte, immagine, scuola primaria. Prima di cliccare su Vai, fate pianino pianino con il tasto, tenendo cliccato il tasto sinistro. Dico pianino pianino perché dobbiamo copiare solo questo codice. Ok? Una volta selezionato, tasto destro, copia e poi andate su Vai. Vi trovate in questo allegro, in questa allegra schermata. Cliccate su 1, vi chiederà il codice che abbiamo copiato prima, quindi facciamo tasto destro, incolla e poi accedi. No, grazie. Allora, poi entra, qua troviamo delle attività molto molto carine. Io non ve le faccio vedere tutte perché le dovrete scoprire voi. Ne faccio vedere solo qualcuna, ad esempio, perché questo sito mi piace, che vi fa conoscere i pittori più famosi, quindi le opere d'arte più famose. Ad esempio, una molto famosa è I girasoli di Van Gogh, che non vi chiede altro che di cliccare sulle stelline e lui vi dipingerà una parte del dipinto proprio come l'originale ogni volta che cliccate su una stellina. Vedete? Lo sfondo e alla fine vi dà anche la notizia: Vincent van Gogh, i girasoli, e vi dice il museo dove è conservata quest'opera d'arte. Se tornate indietro, potete provare, per esempio, sono tutte opere famose. L'urlo, il famoso urlo, vediamo, sempre con la stellina, la conoscete? Anche questa è un'opera d'arte molto famosa e vi dà il titolo, vedete, vi fa vedere anche l'autore, Edvard Munch, l'urlo. Le altre non ve le faccio vedere di questa sezione. Vorrei che le scopriste voi, va bene? Se usciamo e torniamo indietro, nella sezione numero 2, usciamo, usciamo, usciamo. Ecco qua, siamo tornati dove abbiamo copiato il codice. Se copiate il secondo codice, come abbiamo fatto prima, tasto destro, copia, vai. Stavolta clicchiamo sul 2, che sarebbe la seconda classe, però sono attività carine anche per voi. Sempre incolla, accendi. Qua non solo vi propone delle opere d'arte, ma vi propone questi due cartoni animati, li vedete? Sono molto molto carini, fatti proprio per far conoscere le opere d'arte a bimbi piccoli come voi, con questi due personaggi che si chiamano Matì e Dadà. Una è dedicata a Kandinsky e un'altra a Gaudì. Guardateli perché sono veramente molto molto carini. Basta che clicchiate su queste due telecamere. Quello che volevo farvi vedere qua, ci sono altre attività molto molto belline, come questo delle forme, vedete? In cui dovete trascinare la forma nel posto giusto.
che vi aiuta anche a riconoscere le forme geometriche che poi studierete. Vedete com'è carino? E non ve lo faccio perché voglio che li facciate voi. Allora, qual è il finale della storia? Mica vi lascio così solo a vedere i cartoni e a fare i giochini sul computer. No, io voglio che per ora mantenetevi su prima e seconda classe. Scegliate tra le tante opere d'arte che vi vengono proposte una di quelle opere d'arte o una di quelle tecniche e me le riproduciate con il vostro stile, cercando di farli più simili possibile all'originale, però con il vostro stile, d'accordo? Quindi mi aspetto dei girasoli, mi aspetto delle opere famose con la vostra firma sotto. Mi raccomando. Ciao, mostri!